A tutti un cordiale saluto. Nonostante le condizioni un po' precarie della mia voce quest'oggi, cercherò comunque di raccontarvi per sommi capi quale potrebbe essere l'evoluzione meteorologica prevista per i prossimi giorni. Partiamo da questa inquadratura satellitare che ci mostra in bella evidenza la presenza di una vasta azione ciclonica sul vicino Atlantico che interessa in parte anche l'Europa occidentale, alimentata questa struttura ciclonica da aria molto fredda in uscita dalla Groenlandia, aria fredda che poi vedete sprofonda fin verso le nostre latitudine all'altezza del Portogallo per poi ripartire verso nord, richiamando quindi aria un po' più temperata dal Mediterraneo verso la nostra penisola. La perturbazione che già ben evidenziata e formata sulla Francia tenderà domani a interessare le nostre regioni centro-settentrionali. Come di consueto, la sinottica prevista a livello del mare per le ore 12 di domani, sabato 5 marzo, ci conferma l'inserimento della perturbazione che abbiamo visto da satellite, con una vistosa ondulazione a carico delle regioni settentrionali. Vedete lo sviluppo di un minimo dei bassi strati che, mettendo a stretto contatto aria tiepida con aria più fredda, potrà favorire lo sviluppo di temporali dal Mar Ligure verso l'entroterra Ligure e la Lombardia. Passiamo alla giornata di domenica con la perturbazione che sfila verso le nostre regioni meridionali, piuttosto indebolita, ma guardate l'azione ciclonica che rimane ancora presente su gran parte dell'Europa e del Mediterraneo e che risulta ancora determinante per il tempo anche sulle regioni italiane. Solo uno sguardo alla carta in quota per confermare il fatto che la saccatura polare, vedete, rimarrà distesa lungo i meridiani con perno appunto sul nord dell'Europa, ma con asse che sprofonda fin verso il Nord Africa. Notiamo l'azione ciclonica che è centrata proprio sui meridiani italiani, che insisterà anche nei prossimi giorni perché è bloccata sia ad ovest che ad est da due campi di alta pressione. Dunque, una volta archiviati i fenomeni di punta legati al transito della perturbazione che abbiamo appena visto, il tempo sull'Italia non si rimette, perché vedete la circolazione ciclonica rimane bene ancorata ai meridiani centrali europei e interessa ancora l'Italia con correnti di aria instabile che garantiranno per alcuni giorni ancora tempo inaffidabile in un contesto fresco. Avremo infatti un calo delle temperature un po' su tutti i settori con valori che scenderanno un paio di gradi al di sotto della media stagionale, forse ad eccezione dell'estremo sud. Il quadro riassuntivo previsionale per la giornata di domani, sabato 5 marzo, ci mostra il maltempo a tappeto sulle regioni settentrionali interessate da precipitazioni diffuse anche di notevole intensità, nevicate in montagna a quote piuttosto basse, quote che potranno calare ulteriormente e temporaneamente in caso di fenomeni temporaleschi che notiamo essere più probabili tra la Liguria e la Lombardia. Il limite delle nevicate poi tenderà a alzarsi nel corso del pomeriggio fino a 800-1000 metri. Sempre nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a trasferirsi verso le regioni centrali, in particolar modo verso quelle tirreniche, quindi piogge in movimento dalla Toscana verso il Lazio e poi in serata fino alla Campania. Queste sono le rispettive quote neve in Appennino. Le uniche regioni a venire escluse dai fenomeni saranno dunque quelle centrali adriatiche e quelle meridionali. Temperature in calo nei valori massimi sulle regioni centrali tirreniche. La domenica, con le precipitazioni che si concentreranno sulle regioni meridionali peninsulari, risultando più probabili e intense sulla campagna, altrove condizioni di generale variabilità, con schiarite alternate ad annuvolamenti, questi ultimi associati localmente a qualche precipitazione che risulterà più probabile sulle regioni di nord-est, sulla Toscana, sulla Sardegna e sull'alta Lombardia. Temperature in diminuzione ad eccezione della Sicilia. Infine uno sguardo ai quantitativi di pioggia previsti per le prossime ore. Qui siamo a sabato, vedete le regioni settentrionali falcidiate da forti piogge con accumuli che si avvicineranno agli 80-100 mm e nell'arco delle 24 ore sulle Alpi centro-orientali e in quota notiamo sopra i 1500 metri. Questa sarà tutta neve, precipitazioni intense anche sull'arco appenninico-ligure. Passiamo a domenica, notiamo il grosso delle precipitazioni che si sposta al sud, soprattutto in Campania, altre piogge attese sulle Alpi centro-orientali. Bene, cari amici, per il momento è tutto, vi attendo ai prossimi aggiornamenti, come sempre vi saluto e vi auguro un buon weekend. A presto da Luca Angelini.